Ciao a tutti, oggi vi presentiamo un prodotto particolare, nello specifico Feedlock, un prodotto tedesco che ha rivoluzionato quello che è il mondo della chiusura e dell'aggancio di prodotti per biciclette. Sistemi di chiusura e di aggancio di ogni genere, a partire per esempio dalle chiusure delle cinghie dei caschi, ma oggi in particolare trattiamo quello delle borracce, che è un sistema che si chiama Twist. Da cosa è composto il sistema Twist? Da un cosiddetto modulo, che è quella la parte che si stacca, e una base. La base è da 16 grammi e viene attaccata al posto del portaborraccia. Il sistema funziona grazie a dei magneti posti sulla base e un sistema di aggancio e diciamo anche bloccaggio meccanico che è posto sul modulo. Nel momento in cui andiamo ad avvicinare il modulo alla base, questa viene attratta direttamente dal magnete posto sulla base e si aggancia quasi automaticamente. Questo sistema semplifica un movimento che di per sé può essere una cosa semplice, soprattutto quando facciamo magari delle passeggiate, però magari in momenti concitati, per esempio anche di una gara, questo sistema rende tutto molto più veloce e soprattutto sicuro. L'altro innegabile vantaggio del sistema Feedlock è appunto la possibilità di inserire questa base di piccolissime dimensioni anche in telai dove c'è poco spazio per magari mettere un portaborraccia e dove c'è anche difficoltà nell'inserire e nello sfilare la borraccia stessa. Quindi sicuramente un altro vantaggio di Feedlock. Vediamo come montarlo sulla bicicletta e poi verifichiamo quanto sia facile sia attaccarla che staccarla, ma come sia difficile invece perderla su un trail. Il sistema Feedlock è chiaramente brevettato, infatti c'è anche scritto qui sulla base, e è importante inserirlo con le indicazioni giuste, perché la parte alta deve essere quella indicata appunto dalla base, altrimenti non riusciamo più ad agganciare e soprattutto a sganciare la borraccia. Ci sono chiaramente diversi moduli, quindi diverse borracce diciamo, di volume diverso. Questa è la più piccola perché abbiamo deciso appunto di metterla diciamo, negli spazi più ridotti che abbiamo sulle e-bike full di adesso. Vediamo com'è facile agganciarla e altrettanto facile sganciarla se noi effettuiamo il movimento di twist, quindi di rotazione. Chiaramente se proviamo a fare qualsiasi altro movimento la borraccia è veramente molto resistente. Adesso è il momento di andare sul trail e vi dimostriamo come sia veramente difficile perderla. Il prezzo del sistema Feedlock con base e borraccia viene 34,99 euro al pubblico. Un prezzo che può sembrare all'inizio alto perché sembra solo una borraccia, ma c'è anche il portaborraccia. Pensiamo a una buona borraccia che viene almeno 20 euro con un portaborraccia degno, quindi con diciamo, un peso leggero, sono almeno altri 25 euro, quindi un prezzo che comunque è concorrenziale. Chiaramente ci sono diversi modelli di borraccia con anche diverse chiusure, non solo con il cap che protegge appunto dallo sporco. E se vogliamo trovare un difetto a questo sistema, sicuramente è il sistema stesso. Quindi bisogna necessariamente dotarsi di diverse borracce con lo stesso sistema.
non c'è più quella intercambiabilità del sistema classico. Per ulteriori dettagli vi invito a leggere l'articolo in descrizione e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!